come state vivendo un po' questa situazione qui a Pesaro, qual è l'umore, lo stato d'animo? Beh, noi lavoriamo in ospedale, quindi ecco, comunque quindi... Il clima si sente, non è leggero, perché tanto c'è da far tanto, è tutto bloccato, le persone sono tante, però si prendono le dovute precauzioni e si fa. Insomma, siete chiamati a un bel carico di lavoro. Sì, dipende insomma dal dipartimento dove si lavora, forse di più in pronto soccorso, però con le dovute precauzioni si lavora tanto e ci si dà una mano tutti, insomma. Grazie. L'umore tra di voi com'è? Ci si aiuta a vicenda, ognuno fa quello che può e quello che c'è bisogno di fare si fa, senza troppe domande. Come sta vivendo da pesarese questa situazione un po'? Sono pesarese io. Di dov'è? Da Bisemara, provincia di Pesaro. Ecco, quindi comunque sia, voglio dire, questa situazione la sta preoccupando, del coronavirus? Sì, sto preoccupando, bisogna stare attenti. Stare attenti, prendere un po' di precauzioni. Sì, esatto. Lei adesso entra in ospedale, non c'ha un po' paura di... Esatto, sì. Come vivete un po' voi questa situazione qui su Pesaro? Beh, molto triste, anche non c'è nessuno in giro. Adesso io devo fare una prenotazione, poi vado a prendere i bambini perché ho 4 nipoti e quindi sono impegnata con loro la mattina. La situazione non è facile, cioè io non ho paura per me, ma... Tutto è molto Il clima è un pesante. Po' così pesante. Sì.